Forse era più facile fare su misura questi alti stivaletti che un sandalo d'oggi. Primo tempo, un vero esame clinico del piede, una diagnosi della forma, articolazione, struttura. Secondo tempo, taglio della cosiddetta maschera su modelli di cartone. Frattanto il maestro, a forza di lima e di sgorbia, fortuna che lavora sul legno, modella le forme su cui si adatta la maschera e una suola posticcia. È come una prima imbastitura. Sul piede della cliente il maestro scuce e strappa il suo lavoro come i sarti nelle prime prove. Dopo tante innovazioni e perfezionamenti artistici, torna in scena per l'ultima fase il classico deschetto artigiano, anche se il vecchio spago è divenuto oro o seta. Siamo di fronte alle invenzioni di un rivoluzionario delle calzature. La sua ultima trovata è il due pezzi che gli ha battezzato il chimo. Consta di una guaina che veste il piede e di un sandalo che veste la guaina. Con un solo paio di sandali si possono affrontare le più varie situazioni dell'eleganza. Basta cambiare il guanto. Se Cenerentola avesse usato il chimo, non avrebbe perso tutta la scarpetta. Alcune signore piuttosto in vista reggeranno la loro celebrità sul piedistallo del chimo.